SkizKat, storica azienda italiana che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del mercato degli skiroll, ha presentato i suoi nuovi ultimi prodotti che costituiscono la gamma Elite. L'azienda veneta, fondata all'inizio degli anni 70 da parte di Fabio Crestani e tuttora guidata dal figlio Carlo, è divenuta nel corso degli anni un punto di riferimento per quanto riguarda il mercato nazionale e internazionale degli skiroll. L'azienda SkizKat in particolare ha un catalogo di prodotti molto ampio che cerca di cogliere al massimo le esigenze non solo degli appassionati e degli atleti professionisti, ma anche quelle dei principianti assoluti e dei bambini. In particolare, la linea Elite è la linea pensata per gli appassionati e per gli atleti esperti, perché in questo caso l'azienda veneta ha cercato di realizzare dei telai che vadano a permettere all'appassionato di poter provare su strada le medesime sensazioni che si possono provare sciando sulla neve. La gamma Elite è costituita da due tipologie di telai, un telaio in materiale composito ed un telaio in alluminio. In particolare nella nostra video recensione ci soffermeremo maggiormente sul telaio in alluminio. L'Elite Skate Alu è uno skiroll da skating che dispone di un telaio interamente realizzato in alluminio che ha un'interasse di 600 mm. Questo modello, proprio per le caratteristiche dell'alluminio, è particolarmente leggero ed è maneggevole ed è pensato per allenamenti dinamici. Le dimensioni e la forma delle ruote dell'Elite Skate consentono un'eccellente inclinazione durante il passo di pattinaggio e vengono proposte in due differenti tipologie, le PL, lente e confortevoli con elevato grip, e le PE per allenamenti veloci. Per questo prodotto SkizKat mette a disposizione anche alcuni optional come lo stop and go, lo speed reducer e l'antiritorno. L'Elite Classic Alu, invece, è lo skiroll da classico pensato principalmente per gli atleti più tecnicamente preparati. Questo modello, il cui telaio è realizzato interamente in alluminio, oltre ad offrire un peso contenuto, permette di ottenere la stessa base d'appoggio dello sci da neve. Il telaio ha un interasse di 700 mm e monta ruote con una dimensione di 74x40 mm. Vasta è l'offerta di ruote che SkizKat propone per questo modello. Si va dalla CL lenta con elevato grip, passando per la PL lenta ma con una gomma morbida, fino ad arrivare alla PV, adatta per allenamenti veloci. Tra gli optional disponibili per Elite Classic si segnalano lo stop and go e lo speed reducer e l'antiritorno anteriore. E adesso, in compagnia dell'istruttore nazionale Mirko Romanin, trasferiamoci alla Carni Arena e andiamo a provare su pista gli skiroll della SkizKat. Allora Mirko, hai faticato molto e l'hai testato a lungo questo skiroll con salite, discese e quant'altro. Cosa dobbiamo dire di questi Elite? Molto molto bello anche questo skiroll qua, stabilissimo fin da subito. Una particolarità che balza subito all'occhio, ma probabilmente perché è la ruota probabilmente leggermente sbagliata rispetto alle caratteristiche che richiedavamo, è una ruota un pelo troppo lenta per quello che era il nostro test, ma sul mercato sono disponibili anche altre ruote più veloci, per cui può diventare sicuramente più divertente e all'altezza delle altre per quanto riguarda la velocità. Quindi per avere un test migliore sarebbe servita una ruota leggermente più veloce, ma comunque le sue caratteristiche sono venute alla luce comunque. Uno skiroll sicuramente leggero, più facile gestione, molto molto bello nei cambi di direzione, stabile, per cui giudizio sicuramente positivo anche su questo attrezzo dell'azienda italiana SkizKat. Allora Mirko, com'è andato questo test sugli skiroll, che sono molto lunghi questi qui della SkizKat, nonostante siano da classico? È andata bene, finalmente ho finito la mia fatica anche per oggi. No, a parte gli scherzi, è leggermente più lungo, ma sicuramente è il più leggero di tutti gli skiroll testati.
veramente bello per la tecnica classica. Rispetto anche al pattinaggio, per quanto riguarda l'azienda Schischetti che abbiamo testato prima, la ruota è non veloce, ha una velocità corretta per quel che riguarda l'allenamento in pista, e addirittura forse un pelo più elevata, per cui è uno skiroll di facilissima gestione anche sulle strade, sui fuori pista, ovviamente non sulle strade trafficate, questo è ovvio, però è sicuramente un bel attrezzo da utilizzare non solo in pista ma anche fuori. È leggerissimo, molto reattivo in spinta, facile anche per quanto riguarda la tenuta, perché rispetto agli altri due prodotti c'è l'antiritorno sulla ruota posteriore, per cui sicuramente un modello più adatto a tutti, rispetto che è un range di alto livello, adatto a tutti ma molto bello anche per chi sa sciare bene. È veramente uno skiroll divertente.